Il Teramo serve il poker contro il Bisceglie. Basta infatti un gol di Carlo Ilari al secondo centro stagionale per centrare il quarto successo consecutivo in campionato. E pensare che non accadeva dalla stagione 2014-2015, indimenticabile tra gioie e dolori. È un Teramo differente quello che va in scena al Bonolis contro una squadra affamata di punti. I biancorossi infatti impiegano mezz'ora per iniziare a carburare con il Bisceglie che offre di contro un discreto possesso, ma non altrettanta qualità nell'ultimo passaggio. Diallo al 18esimo spara alto in area un assist di Manicone, bravo a bruciare sul tempo Piacentini. Il Diavolo alza il livello della gara nell'ultimo quarto d'ora. Costa Ferreira ci prova dalla distanza con tiro che diventa involontariamente assist per Magnaghi, che non ha però un impatto felice con il pallone. Un minuto più tardi è Bombaggi a dare l'impressione del gol, con palla che termina di poco al lato. Ancora 60 secondi dopo, Arrigoni vede l'incrocio dei pali negargli la rete. Il gol è però nell'aria. Al 36esimo Bombaggi ispira Cristini che non trova la porta, ma al 37esimo ci pensa Magnaghi a fare l'uomo assist per l'inserimento vincente di Ilari. Il Bisceglie del primo tempo è in un colpo di testa centrale di Ristov che Tomei para senza problemi. Ad inizio ripresa Pokeshi inserisce Bagua e Camporeale per passare al 4-3-3. I nerazzurri tengono il possesso con Tomei che al 12esimo compie di istinto un miracolo nel bloccare in qualche modo il colpo di testa ravvicinato di Piccinni. Il Teramo torna ad alzare la qualità delle giocate più tardi. Al 20esimo Mungo chiama in causa Casadei e poco dopo lo stesso Mungo non arriva di un soffio a deviare in porta un cross di Cancellotti. Per gli ospiti va referto un tentativo di Zibert dalla distanza, con finale però tutto biancorosso. Al 35esimo Bombaggi trova la testa di Ilari, ma non il successivo gol. Al 43esimo Cianci da terra non infila nello specchio un assist di Costa Ferreira. Il Teramo mette così in cascina altri 3 punti in una gara iniziata nel ricordo dell'ex direttore generale della ASL di Teramo, Roberto Fagnano, scomparso in settimana. Saranno valutate nelle prossime ore le condizioni di Viero, out per una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento. Mercoledì prossimo, gara di Coppa Italia, secondo turno contro la Viterbese in trasferta, mentre domenica prossima si andrà di nuovo a Potenza per affrontare il Picerno.